Le lacrime di Antonella Clerici in diretta È sempre mezzogiorno per la scomparsa improvvisa di Luca Giurato. Antonella Clerici, Luca Giurato. Subito dopo la notizia della morte di Luca Giurato ieri sera, Antonella Clerici ha dedicato al suo caro amico e collega un post del passato, le risate con lui a una mattina che non dimenticherà mai. Oggi nella puntata di È sempre mezzogiorno Antonella Clerici non poteva non parlare di lui e non è stato semplice trattenere le lacrime. Alla conduttrice non piacciono i programmi strappalacrime, la sua trasmissione è portatrice di leggerezza e allegria, di colore, ma ci sono brutte notizie che vanno date o di cui si deve parlare. La perdita di Luca Giurato meritava lo spazio che Antonella ha rubato alla puntata di oggi, anche se una puntata molto breve dopo la Santa Messa di Papa Francesco. Luca Giurato. Le lacrime di Antonella Clerici in diretta. Gli occhi lucidi diventano gonfi, Antonella saluta il suo pubblico. Abbiamo seguito la messa di Papa Francesco da Singapore in questo lungo viaggio, l'ultima tappa appunto del suo viaggio in Asia, davanti a 50.000 spettatori. Ma io volevo aprire però questa puntata ricordando un amico che ieri ci ha lasciato così all'improvviso e anche senza parole, che è Luca Giurato. Luca Giurato lo conosciamo tutti, è un uomo colorato, a me piace ricordarlo soprattutto come un uomo colorato, non solo per i suoi occhiali, per il suo modo di vestire, per la sua simpatia. Era un uomo che aveva davvero un'energia dentro straordinaria, un compagno anche di lavoro fantastico. Io ho fatto con lui una mattina, eravamo poi alla prova del cuoco quando è venuto a cucinare così in maniera rocambolesca, come faceva lui. Abbiamo fatto un'edizione di una mattina insieme indimenticabile, davvero un portatore di buon umore. Arrivava la mattina già energico e vedi qui lo poi abbiamo condiviso tante belle cose, quindi volevo salutarlo così e mandare un grande abbraccio anche a Daniela, sua moglie. Antonella Clerici ha gli occhi pieni di lacrime, una lacrima scende sul viso e lei cerca di far finta di niente, riprende fiato e chiama Francesca Marsetti per la prima ricetta. Tutto deve andare avanti, il pubblico da casa ha bisogno di allegria e anche quel colore che tanto amava Luca Giurato. Ha lasciato tutti senza parole il conduttore e giornalista, è morto a causa di un infarto fulminante, si stava godendo con sua moglie Daniela una bella giornata, gli ultimi giorni di vacanza. Aveva 84 anni e ci ha stupito tutti ancora una volta con il suo addio.